Ciao a tutti amici di Buddies, altro giro, altra puntata. Oggi l'argomento è calcio femminile. Potrei per caso raccontarvelo da sola? La risposta ovviamente è no, infatti lo farò insieme a Martina Piemonte. Andremo a trovarla durante un allenamento, lei è una calciatrice e un attaccante della Fiorentina e oggi ha due belle domande pronte da farle. Allora, la prima è come è riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro e la seconda, dato che di solito si pensa al mondo del calcio sempre e solo come un mondo maschile, voglio capire quali sono i valori che tengono unite le squadre delle ragazze. Andiamo ad incontrarla. Allora Martina, ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Tutto bene? Sì. Allora, io nella intro ho già detto a tutti che ho due domande da farti. Inizio subito così, perché almeno sennò poi me le dimentico e cioè, l'intro vai. Poi mi resta lì appesa. Allora, la prima è questa, molto semplice. Tu hai iniziato a giocare a calcio e poi a un certo punto la tua passione è diventata il tuo lavoro. Eh sì. Com'è stato questo passaggio qua? Il calcio, come ben sappiamo, se è maschile può essere lavoro, perché no anche femminile, è la mia vita. Io senza il calcio non riesco a vivere, mentalmente mi alzo e se sto più di 2 giorni senza il pallone sto male. Poi ecco, ho iniziato per gioco così, con i miei cugini nel cortile, avevo 5 anni, 4 anni, ero lì con la palla, devi calcolare tipo Ronaldinho, denti storti, coda bassa, pallone e decidevo io chi giocava e chi no, no? Ah, e okay. Quindi sì, da lì inoltre mio babbo, da buon siciliano, non voleva che io giocassi a calcio, una femmina, no, capito? Quindi no. E mia zia, quando portò mio cugino a giocare a calcio in una squadra, fa: ma perché non portiamo anche la Martina? Dai, che gli piace così tanto. Esatto, inizialmente tutto di nascosto, quindi vedi come passione, eccetera. Ah, quindi zia, diciamo, tipo gancio di Raffaella Carrà per il mondo del esatto, calcio. Esatto, più o meno okay, così. Però esatto. Papà no. Papà inizialmente no. Ma okay. Proprio femmina, quindi deve fare le pulizie, danza, tutto. Esatto. Mentre tu invece proprio no. Grandi pallonate io, nei vetri. Esatto, benissimo. Picchiavo anche, se non stavano in porta, capito? Decidevo io. Ok. Poi da lì sono iniziato nel Ravenna Lidi e poi diventava sempre più forte la passione, sempre più voglia, sempre di più, sempre che non vivevo senza il calcio. 15 anni con Riviera di Romagna in Serie A. Ok. Lì sono passata dal maschile subito col femminile in Serie A, quindi con gente anche tanto più grande. Prima c'erano Patrizia Panico, Gabbiadini, io andai nel Riviera di Romagna e c'era Simona Sodini, Michela Greco. E avevi 15 anni? Sì. Quindi la prima squadra, come dire, ufficiale in cui tu hai giocato è stata questa? Riviera di Romagna, in sì. In Serie A? Sì, esatto. Ma adesso io non è che me ne intendo, però so che oltre alla Serie A c'è la B, la C, C1, C2, no? Sbaglio? Nel femminile direttamente A e B. Così, Serie A, senza passare dal via. Ma forse per il fisico, sono una molto irruente, sono una che ci crede fino all'ultimo e finché non faccio bene sto lì che non mollo. Forse per quello, non lo so, l'avranno visto e... Eh beh, mi sembra che ti sia andata molto bene però con questa irruenza, tra virgolette. Beh sì, devo dire di sì, nonostante io mi pretendo sempre di più. Per me è ancora poco. Questa differenza per cui il calciatore lavora e va tenuto sotto una campana di vetro e invece la squadra femminile sembra sempre che non avevate niente da fare, vi siete beccate al campo. Eh beh, perché hai detto bene, maschile, calciatore, poi soprattutto qua in Italia se non è un calciatore non è seguito, non ha la stessa importanza, perché nel femminile vedono comunque il gioco molto più lento, non siamo guardate come seguiti come il maschile e poi credo che sia più a livello fisico, ok? Se io sono una donna, giustamente non andrò mai come un uomo a correre al cambio di gioco e tutto, quindi qua in Italia fondamentalmente non è seguito come all'estero, perché se guardiamo già solo in Francia, certo. Una squadra come il Lione femminile sono impressionanti, sono delle ragazze impressionanti, purtroppo qua in Italia ancora
sta crescendo il calcio femminile, però non come all'estero, perché ancora fino a 2 anni fa non sapevo neanche che esistesse il calcio femminile. Cioè, noi ci chiedevano 2 o 3 anni fa, calcio, ma la palla è tonda? Il campo proprio è più piccolo. Sì, e quindi già questo fa capire tanto. Siamo tanto indietro rispetto alle altre nazioni, però ormai da 2 o 3 anni che le squadre maschile stanno investendo nel femminile e quindi la cosa sta andando meglio, le strutture, gli allenatori, tutto è cambiato, però credo che ci vuole molto più tempo rispetto alle altre nazioni. Ma è successo? Tipo, Martina, ciao, cosa fai nella vita? Sai, sono una calciatrice. Dai, veramente, poi di lavoro in realtà mi è successa questa roba imbarazzante. Devo dirlo, sì. Sì, purtroppo sì. Mi dicono, calciatrice, sì, e poi cosa fai? Il futuro? Cioè, solo calcio? Ma no, io mi sveglio, vado ad allenarmi, mangio e ritorno ad allenamento. Quindi è il mio lavoro, cioè non è che non ho il tempo di fare altro. Poi ecco... No, ma anche perché forse non vuoi farlo, dato che questo esatto. È il lavoro che hai scelto. Nonostante, in realtà, devo anche crearmi il mio futuro, perché qua non è ancora non è professionismo. Stanno lavorando per poter essere professionismo, quindi io dovrei anche studiare, fare altre robe come tante altre giocatrici che fanno università. Perché purtroppo solo con il calcio io non posso vivere. Cioè, tu mi stai dicendo che in Italia la categoria del calcio femminile non è professionismo? Ancora no, credo dall'anno prossimo dovrebbe diventare professionismo, quindi non abbiamo ancora adesso contributi. Cioè, io da quando ho 5 anni che gioco ne ho 23. Non ho accumulato niente, contributi né niente. Quindi se ancora adesso io, cioè non diventa professionismo, se non lavoro sul serio... Certo, quindi non lavoro sul serio nel calcio, non lavoro esatto, sul serio nella vita. Fare qualsiasi altro lavoro, tu non vieni riconosciuta come lavoratrice. Esatto. Magari la prossima anno speriamo che diventa professionismo. Beh, speriamo di sì, ma perché esatto. Mi sembra una cosa veramente preistorica questa, abbastanza. Anche perché io vedendo, insomma, te, sentendoti parlare e percependo proprio la passione che tu hai nei confronti del mondo del calcio, non è che se tu non vieni etichettata come professionista ti impegni meno, anzi tu ti stai facendo le cosiddette proprio perché ovviamente questo è il tuo lavoro e quello che vuoi fare. Esatto, anzi forse neanche di più, perché mentalmente quando arriviamo al campo andiamo lì anche un'ora prima, facciamo prevenzione, badiamo tutto da noi rispetto a un maschile che hanno già tutto pronto, nulla a togliere, certo, però no, però anche insomma più... esatto. Sono le differenze che ci sono, questo forse va un po' sottolineato. Non voglio parlare di stipendi, vado via non voglio parlarne, esatto. Più che altro perché non so pronunciare delle cifre con così tanti zeri e ovviamente mi riferisco esatto. A quelli dei anche perché io non... degli uomini, sì. Però quindi, cioè, la differenza non è come spesso il calcio è maschio e le ragazze sì, le donne giocano tanto per. Le differenze ci sono e purtroppo sono importanti, nel senso che la categoria maschile è professionismo e la vostra non ancora. Eh no, infatti questo è chiaro fondamentalmente. Speriamo che con gli anni cresca sempre di più, perché mentalmente io ho 23 anni, ancora davanti ho altri anni per giocare. Però chiaro. Penso alle ragazzine da adesso, no? Che magari un ragazzino piccolo sogna di diventare Cristiano Ronaldo in tutto e per tutto. Per carità, qua c'è Cristiana Girelli, ce ne sono di giocatrici, però fondamentalmente, ok, però io dopo devo lavorare, mamma, dicono, se dopo gioco con la calcio. Ah, sì, ovvio. Diciamo che io lo auguro tanto alle ragazzine che iniziano adesso. Il rigore è forte centrale. Vai Marti, vai che ti voglio carica, vai. La mia squadra. Com'è la differenza tra l'estero e l'Italia? Tu che hai vissuto sulla tua pelle anche questa esperienza di giocare in altre squadre, com'è la differenza? Beh, io sono stata nel Siviglia e poi nel Betis dopo un anno e devo dire che nonostante ero in Spagna, neanche in Francia o in Inghilterra dove il calcio femminile è tutta un'altra storia, devo dire che lì ho trovato sia a livello di strutture, nonostante Siviglia non era una delle squadre migliori in Spagna, però tutte le società avevano strutture, gente competente, il livello molto più alto di tutto, di passaggi, di corsa, a livello fisico, dove qua in Italia è cresciuto da 3 anni, da poco, poi la gente è molto più seguita. Cioè io a Siviglia andavo in giro e mi riconoscevano, infatti io stavo sempre chiuso in casa perché non lo so. Ma veramente? Sì, tutto, tutto, o magari anche andavo a Madrid o a Barcellona, mi riconoscevano.
Siviglia per me è stato un anno assurdo. Avevo 17 anni e vedere un ambiente del genere, no? Cioè, un altro mondo. Sì, andavi alle partite, gli stadi pieni, tutto. Cioè, ti sentivi comunque importante, voluta, in campo, più forza. Qua purtroppo è diverso, tanto diverso. Però devo dire, quello che ho vissuto io mi ha segnato tanto e mi fa capire quanto ancora c'è da lavorare qua in Italia. Ma in realtà i tuoi buddies chi sono? Quindi chi sono, diciamo, le persone, i personaggi o comunque qualcuno a cui tu ti ispiri, qualcuno che ti supporta? Beh, allora, devo dire che la mia famiglia mi è sempre stata vicina nonostante tutto. Dopo mio babbo, mia mamma, anche mie sorelle sono sempre state lì a spingermi nonostante i pianti, le robe che mi facevo. Poi vabbè, il mio idolo è Ibra. Ah, il tuo idolo è Ibra? Da sempre? Sì, ma perché a livello fisico anch'io sono una delle più strutturate nel calcio femminile, grande, alta. Parlo anche un po' come lui. Capisco un po' così. Hai condotto anche tu un festival di Sanremo per caso? Mi manca. Tuo festival? Mi manca, hai condotto tuo festival? Quasi, non quasi. Come lui. Non come, come lui. Ancora io piccolo, molto tu piccolo. Piccola, però tu quando grande festival anche tu. Facciamo questo appello. Sarebbe bellissimo male. Comunque, sì. Posso dirti, sogno un festival di Sanremo con un conduttore e una calciatrice al posto di un calciatore. Non sarebbe male, sarebbe anche ora. Vai Marti, un'altra. Tutto a posto? Ragazzi. Proprio la mia scuola, magari. Com'è il rapporto tra calciatori uomini e calciatrici donne? Cioè, vi conoscete? Ti è mai capitato di confrontarti con dei calciatori uomini? Che idea hanno loro del calcio femminile? Beh, sì, conosco qualche giocatore tipo Stefan Sharawi, conosco qualcuno e sa, altri siamo anche amici. Devo dire che dipende, tipo quando era la Roma eravamo spesso insieme, ci incontravamo a fare dei video, eccetera. A Siviglia ce ne eravamo anche insieme, l'avevo di fianco, avevo Muriel. Okay. Sì. Dipende, qualcuno distaccato va via, saluta, altri invece carinissimi che rimangono lì a parlare. Uno di questi, appunto, Stefano, stava lì con noi a chiacchierare. De Rossi, sì, devo dire che qualcuno. Quindi vi riconoscono, alcuni vi riconoscono, sì, come colleghe, come è giusto che sia. Sì, inoltre, incredibile. Guarda, giusto, esatto, giusto ieri mi ha scritto come è andata la partita che l'aveva vista. Un po', quindi, sì, cioè, no, te lo chiedo perché ovviamente se mi dici che il calcio non è, non è ancora professionismo quello femminile, dico boh, chissà tra di loro invece. No, devo dire che qualcuno a livello umano le capisce queste cose. E mi ha fatto anche molto piacere perché comunque il fatto che abbia seguito una partita del femminile è importante. Ma si parla spesso di empowerment femminile. Per te che cos'è l'empowerment femminile? Tu che sei attaccante di una squadra di calcio femminile e giochi uno sport di squadra solo con donne. Beh, le donne, oltre al fatto che noi donne abbiamo sempre comunque una marcia in più, quindi devo dire. Guarda, che non mi sento di dire nulla perché hai già detto tutto. Oh no. Tu questa quindi frase. Pensa, esattamente, 20 ragazzi insieme, devo dire che è un continuo, oltre, vabbè, il periodo, dai, scleri, robe, che è difficile. Che c'è ovviamente. Sì, però quella sensibilità, quella cosa che comunque magari ti guardo negli occhi, ti vedo un po' giù, dai, cos'hai, stai bene, prova a tirarti su, o magari prima di una partita basta uno sguardo per dire siamo insieme, non ti preoccupare. Quello che magari, non lo so, adesso gli uomini tra di loro come fanno, però da donna giocare con altre donne devo dire che questo si sente tanto. Bastano solo degli sguardi oppure capirci, o magari degli scleri perché siamo tutte over. Esatto, piene, quindi sì, stare in mezzo alle donne sicuramente è un vantaggio, questo sì. Tu sei sempre stata una da sport di squadra? O ti è capitato di fare qualcos'altro oltre al calcio? Beh, io no, oltre al calcio facevo kickbox, box da sfogarmi, sempre molto delicata, però sì, sono una molto altruista, mi piace molto condividere, aiutare gli altri, infatti io sono un attaccante centrale, però mi sacrifico tanto per la squadra, cioè quindi essendo questo così grande, piuttosto mi prendo tre botte io, testa, infatti naso rotto, cicatrici, perché è un po' da parafulmine, esatto, nella squadra. Sì, devo dire che sì, è proprio la mia indole, aiutare tanto gli altri, mi spacco io, però sì.
Tu dove ti vedi nel futuro, Martina Piemonte? Bella domanda. Te l'ho detto che era da 1.000 miliardi di euro. Beh, sicuramente giocando a calcio. Non so se qui all'estero, ti dico la verità. Ah, quindi c'è sempre questa porticina verso l'estero aperta. Sì, io sono un'avventuriera. Mi piace sempre mettermi alla prova. Mi piace accontentarmi, voglio sempre di più da me. Devo dire che quando vedo qualcuno di più forte non provo mai invidia, ma voglio essere come loro se non più di loro. Quindi è come dire, se non si impara dai migliori, da chi devi imparare? Certo. Quindi ecco, non so se qua in Italia o fuori, però sempre giocando a calcio. Sì, inoltre io sto studiando anche personal trainer, sto facendo anche altre robe, però il calcio è la mia vita, come dicevo, quindi... Che cosa ti senti di dire a tutte quelle bambine, tutte quelle ragazze che vogliono iniziare a giocare a calcio, che magari hanno già una super passione per il calcio ma sono un po' intimorite perché appunto il calcio femminile ora non è considerato come quello maschile? Di non smettere mai di credere nei propri sogni, frase fatta ma vera, cioè mentalmente se vuoi un qualcosa vai, lotti per quella e non te ne frega se sei seguito, se non sei seguito, se hai paura. È che non ne puoi fare a meno, quindi come faccio io? Nonostante vedo i miei amici del calcio maschile così, io dico di non smettere mai di credere in quello che senti dentro, di farlo, divertirsi e finché lo senti dentro ti viene da solo, non è che te lo imponi qualcosa, quindi di divertirsi prima di tutto e non pensare a no, ma perché no, farlo e divertirsi più che mai. Vero, e poi soprattutto crederci senza aspettare che ci creda qualcun altro. Soprattutto quello, mentalmente anche io quando sono andata all'estero, se non ci credevo io per prima mi mangiavano, quindi certo. Devo dire che sì, crederci per prima è la cosa fondamentale. A proposito di estero, com'è stato al di là ovviamente della carriera calcistica, viaggiare così tanto, vedere città diverse, conoscere culture diverse e qual è stata la città ovviamente dove ti sei trovata meglio? Devo dirlo. Sì, dillo. Siviglia, ovviamente. Sì? Siviglia per me è stata la città più importante, più bella, oltre al fatto delle culture loro. Siviglia era tutto molto tranquillo. Voi qua a Milano siete tutti di corsa, tutti sì, così, anche vero. In Italia. Tutto... Confermo. Invece Siviglia era sveglia con calma, i bar aprono alle 9, quindi se tu ti alleni alle 9:30 ti devi fare il caffè a casa, certo. Tranquillamente. Era tutto il loro modo di vivere, che era molto più tranquillo, godersi la giornata, stare lì a parlare, finisci di lavorare, stai lì. Proprio lo stile che mi è piaciuto molto della città, dei sivigliani molto calorosi, ti facevano sempre sentire bene, sempre con un sorriso. Andavi a prendere l'acqua, ti facevano una battuta, allora l'acqua sai che è buona, non lo so. Così a casa, però sì, per attaccare bottone, dire... però solo per sì, pura simpatia. Sì, sempre positivi, questa è la cosa che mi ha colpito tanto di Siviglia, perché ovunque girare, anche se non lo so, qualsiasi cosa è andata storto, c'era sempre un motivo per sorridere. Magari vedevi quello che ti salutava, è bello, no? Tu esci di certo. Casa, ti dicono buenos dias. Ti cambia la giornata, ti cambia la mattina. E io ho girato tanto a Siviglia. Siviglia a me, quando ero libera, giravo con le cuffiette in giro per la città, pieno di colori, è bello. Quindi fate andare all'estero anche quello, conoscere, vedere altre cose. Anche solo la colazione in Spagna, no? La mon con la tostada. Inizialmente dicevo... Ma cos'è sta roba? Adesso poi... invece mi manca tantissimo. Martina, io ti ringrazio, è stato super bello intervistarti, mi ha fatto molto molto piacere. In bocca al lupo e speriamo che sto calcio femminile mi diventi professionismo nel prossimo anno. Speriamo sì. Ormai è diventata una mia battaglia personale. Ci aiuteresti tanto. Grazie mille a te. Grazie a te. Grazie. E così oggi, amici di Buddies, abbiamo visto quanta passione e quanto sudore c'è nel mondo del calcio femminile. Allora, io ve lo dico, non mi vedrete mai correre sui campi, però... Devo dire che la storia di Martina mi ha veramente affascinata. Voi mi raccomando, sapete cosa dovete fare per non perdervi nessuna delle puntate di Buddies? Ovviamente iscrivervi al canale di YouTube di Buddybank. Mi raccomando.